Jovan Divjak è un grande esempio di buonsenso e giustizia. Essendo vicecomandante della difesa territoriale della Bosnia ed Erzegovina, si pose in difesa dei suoi concittadini contro l'aggressione serba e non abbandonò mai durante i lunghi anni dell'assedio. Anche se oggi le armi sono state deposte, sono ancora tanti i problemi che la Bosnia e Erzegovina deve affrontare. Un paese che appare spaccato, dove anche l'istruzione rimane ancora divisa su base etnica. Oggi Jovan Divjak, cittadino bosniaco di Sarajevo, è impegnato a favore dei bambini rimasti orfani a causa della guerra, ora giovani ragazzi e ragazze. Ma il suo lavoro è rivolto anche ai ragazzi invalidi, ad una piccola minoranza di ragazzi rom e anche a favore di giovani di talento e di tutti coloro che hanno condizioni sociali critiche e difficili. L'associazione da lui fondata, Obrazovani Gradi, Bosnia Erzegovina, l'istruzione costruisce la Bosnia, opera per promuovere l'istruzione tra le giovani vittime del conflitto. Perché solo con l'educazione delle nuove generazioni si potrà costruire un paese più giusto. Colpo ha perso la madre e la gamba, è stato salvato e portato via dalla città assediata da Toni Capuozzo. Mogu vam reći da su vaši novinari e posso dire che i vostri giornalisti veoma objektivno, sono stati veramente molto obiettivi e in tempo utile hanno mandato le informazioni dalla Među città prvima assediata. Je tra i primi drug, era prijatelj. Nostro amico e compagno Adriano Sofri. Jovan Divjak ha scelto l'amore, l'appartenenza, il territorio. È la sua città che ha difeso, i suoi amici, i suoi vicini di casa, i suoi concittadini. Ha scelto quello che dovrebbe sembrare più naturale e giusto, difendere i più deboli. Ma quella che sembra la scelta più ovvia, non sempre è la più facile.